Sasha Fugazzola, che ci parlerà della sua attività per bambini Gymboree Play and Music. Ciao Sasha, benvenuta ai nostri microfoni. Grazie, buonasera Gloria. Buonasera, allora tu fai un'attività molto 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 particolare e soprattutto molto importante perché ti occupi dei bambini e io vorrei sapere innanzitutto da cosa è nata questa tua passione e questa tua volontà di creare questa attività. Questa passione per bambini è nata da sempre in me, però soprattutto quando ho avuto la mia prima bambina a Londra e stavo cercando delle attività stimolanti per la quale potevo portarla. In Inghilterra, in tanti paesi, c'è tanta ricerca nell'importanza di stimolare fin dalla nascita dei bambini e allora c'era tanta scelta, però Gymboree ho scoperto era innanzitutto proprio assolutamente non c'era paragone, era il migliore e il più divertente. Ma Gymboree nello specifico che cosa significa? Nel senso che play and music ci arrivo, quindi gioco e musica. Sì. E Gymboree invece? No, Gymboree è un nome che non significa tanto nel nome stesso, però l'idea è di imparare giocando in una palestra. È cioè bellissimo questa cosa, imparare giocando. È proprio quello, che Gymboree è un mondo magico per bambini e i programmi che sono studiati, sviluppati da esperti infantile sono proprio nati per quello, di far imparare i bambini giocando e divertendosi. È più problematico lavorare con i bambini o con i genitori? Ah, questa è una buona domanda. Devi rispondermi a British ora. No. Cioè, veramente è una bellissima cosa lavorare con le famiglie, anche vedere la gioia nelle facce dei genitori quando vedono che i piccoli si divertono e si imparano tanto. Noi sempre abbiamo dei commenti dai genitori di che è il giorno preferito dei loro bambini, di portarli a Gymboree, che sono pieno di felicità. E mi piace tanto lavorare con i genitori in Italia, anche in Inghilterra, però i bambini sono una cosa assolutamente fantastica e divertente nel mondo. Eh sì, anche perché poi tu mi raccontavi prima che tu, oltre ad essere la responsabile, comunque a volte ti capita di fare qualche supplenza e quindi fare anche tu stessa qualche attività. Sì, mi diverto tanto. La sede centrale che è a via Guido Banti, numero 40 a Roma, e poi tutti gli altri centri. Sì, a Trastevere, a Chiostro dei Bramanti, a Teatro Parioli, dove facciamo teatro per i più grandi. E abbiamo adesso stiamo iniziando anche la fase di franchising, che ci apriremo fra poco anche a Milano e altre città in veramente Italia. International. Conquisterete il mondo. Sì, speriamo. Speriamo di sì, perché laddove si impara giocando, ragazzi, io pure vorrei ritornare indietro nel mio tempo ed essere una bambina piccola piccola per avere una piccola Sasha che mi insegna a fare arte, musica, spettacolo, pure l'inglese. A quest'ora saprei bene pure l'inglese. E poi ricordiamo noi tutti gli altri. Noi facciamo tanti delle corsi anche in inglese, perché chi vuole, il nostro insegnante cantano tanto, cioè sono molto molto bravi teatrali per farli giocare, ma anche inseriscono tantissimo in inglese perché c'è la richiesta domanda qua. Ringraziamo Sasha per essere venuta ai nostri microfoni. Ricordo Sasha Fugazzola con la sua attività per bambini Gymboree Play and Music. Che ragazzi, si impara giocando, come non si può non andare. Grazie ancora Sasha per essere stata qui con noi. Grazie. E poi, come mi spiegava Sasha, Gymboree Play and Music sta diffondendo i suoi programmi di qualità con diverse sedi e anche concorsi nelle scuole in diverse zone di Roma. E inoltre sta cominciando la fase di franchising per tutta l'Italia. La particolarità della sede principale è che è l'unica con il suo fantastico play floor, la palestra con attrezzature Gymboree, e si trova dentro un bellissimo circolo dedicato alle famiglie che si chiama Fleming Home, nel quartiere di Collina Fleming. È un circolo privato, unico nel suo genere, ispirato dal Family Clubs anglosassoni, con attività per tutta la famiglia,
in un contesto privato e soprattutto sicuro per i bambini. Oltre il play floor di Gymboree, genitori e soci possono anche usufruire dei fantastici servizi come ristorante e bar di alto livello, palestra, area relax, bellissimo giardino e piscina all'aperto, dove si svolgeranno anche i centri estivi English Summer Camps per bambini dai 3 ai 12 anni nei mesi di giugno e luglio. Ovviamente per informazioni sui vari sui diversi corsi, orari, prezzi, sedi e su come aprire un franchising di un Gymboree potete consultare il loro sito www.gymbo.it oppure contattarli al 328 2367 506.